bruciare la cosa. Quando blocco, posso sia una sola. No, quando blocchi puoi bloccare pure tu. Vai a portare via.
materiale che poi successivamente calato, ripeto, quando stiamo lavorando con la grande base, stiamo lavorando con la grande erba, altre pezze sarà già a terra, di cui man mano che investigiamo, quello andrà a scaricare più sul fatto scelto, più sulla gabbia, però in questo modo, man mano che noi scarichiamo le sentiere, man mano che noi scarichiamo le sentiere, il disconnettere il pezzo dalla gabbia fa sì che la gabbia sposti il suo peso lo succede che a un certo punto là c'è sempre fai i conti con quello che puoi preparare una gabbia come quella del scherzo non so la gabbia di Brignano non l'avremmo mai lasciata neanche in manovra solo di carro sul carro. Cioè, smontando la mamma, devi capire ogni scavolare che diciamo 30 mesi di tua gabbia. Per cui man mano stai calato. Man mano stai calato, perché non avremmo mai smontato tutto lasciando poi 900 kg sul carro. Cioè, 900 kg l'hanno lasciato. Anche se quello lì in regia. Sì. Quella era la lasciato per meno di 10 cm di anno. Però comunque non lo fare, mamma scarica. E qua sappiamo che non sappiamo questo, non troviamo questo rischio con i pesi che stiamo andando, però anche qua è così con la tua. Quindi si libera. Ti ricordi del tuo ragazzo? Si libera. Nemmeno tutti ricordi prima poi, ragazzi. No, ma non le slinghi, le hai visto come questo momento è diverso. Esatto. E poi è esattamente come quando siamo sulle gare. Ma quello sì, perché molto per me è una volta che ci sono anche da sì. Tu magari ce l'hai a persone, non lo so, magari la cucina non c'è un però se non ricordi perché con qualche aspetto del peso umano c'è ancora la cucina non è abbastanza corta da poter fare il nostro guidare il mattino a questo punto Thank you.
Possiede che sei cavato. Io non mi sarei mai espresso con questo genere, scusi, però questo è per Sighini, voi. Non ne si può nascondere da niente. Ma sei tristico, sa cosa, non lo sa, non passa avanti, il tuo di. C'è partito male, guarda. Ui, ui. Caso stessimo professore,
prima cosa che facciamo è fissare il nostro cavo. Legate la gara. Una bella cassa davanti. Come preferite legarla? Con una bella cassa davanti? O con la del mare? La del mare. E nessuno va a chiedere. Cerchiamo di magari allineare. Allora, per fare questo discorso che No, per fare questo discorso che faccio, possiamo provare a fare questa cosa prima ancora di cominciare con la partita. Allora, dobbiamo fare questa cosa. Slegare il pezzo, portare tutti ciò che mangio e mi portare giù che fatto la serie del prima. Poi provare, ricerco le notte alla regione della Roma, non so come fare. Ma di fare tutto ciò. Se una delle volte la casa è mia non si. Però in questo caso non ci abbiamo nulla da perdere. Mandate giù tutti gli altri due. Anche entro oggi, ragazzi, va benissimo farlo. Questo è il caso. No, non c'è senso, ma non c'è senso, ma nel momento in cui vai a portare su con le corde unite, quelle già se tiri o tiri un po' diversamente te cambia la presa. Allora, ok, proviamo a fare questa cosa che, come ha detto Luca, non verrà. Però, voi adesso portate Vai, su più o meno all'altezza in questa roba. Ma quindi questa strida è questa, dai, 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 dai. Niente di diverso. No, vabbè, a me comunque la 22 è andata. Su ancora, andate in porta. Questo è su questa. Adesso uno viene la porta. Adesso mentre uno viene la porta. Stai là, ora lascio le cose qua. Perché tante volte non penso che sono di tutte qua. Mentre uno viene la porta. Una corda alla volta, io faccio una partita, tre corde, corde e l'altra corda alla volta. Vabbè, scusa, vai a stai a fare questo.
Nel fare questa operazione, sicuramente noi avremmo perso oggi un po' la differenza, per cui dovremmo regolare. Però diciamo che più o meno sappiamo che ci siamo portati grosso alla stessa altezza. Quando facciamo questo lavoro, come abbiamo detto l'altra volta, cioè come abbiamo detto prima, voi come se le quattro volte sono unite da uno stagione, l'ultimo genera parte di oppure cosa molto più semplice, cioè il signor capo macchinista per accompagnare la da questa specie, c'è tutta una operazione, io sto sul ballatoio per fare il lavoro della gabbia, così c'è il peso che sta giusta. Che succede? Lui lo guarda, mi dice via, tira la lunghella della corta, lo mettiamo a posto, uno che me lo guarda e io che faccio le cose. Siamo molto più scientifici. No, quattro elementi, io li metterei su un americano, su uno stangone, e farei una fissa, cioè come quando vai nella vinta, ne prendo i quattro, no, metto lo stangone, lo metto pure a un metro che ci viene pure comodo, poi mi faccio tutti i strep della stessa lunghezza, oppure se mi luce vado tutto il tempo, uno spettacolo del genere. Sai, una cosa che avevi già preparata. Una cosa preconfezionata, e arrivo che c'è un secondo a fare sto lavoro. Però sì, esatto, io devo regolarsi, altrimenti no, la metto lo stangone o la americana, quello che ho. E a quel punto lo stangone potrebbe lavorare tranquillamente con due corde, se intese il secondo per bene. Cioè, posso usare due corde, anzi che qua tre corde, dipende dalla linea, dipende dalla distanza che ho tra questi corde, però sicuramente per fare del genere. Prego, procedete. Sì, quel fermo che c'hai legato lì, non vedo che te non l'hai sciolto. Quello che convince. No. Ok, porta l'altezza. Porta l'altezza del lavoro. Così ce l'avevo ricordo? No, un po' più. Non mi dica sopra. L'ultimo che fa è il nodo di sotto. Poi dai un volta. Un giorno. Vai, un attore australiano. Vai un volta. Ciao. Allora, fermo un attimo. Secondo me è lavorare la gabbia. Basta, devo fare. Perché un bel giorno tu e la tua sicurezza incontrerete un peso che non ce la farete a sostenere. Vedete belle ustioni sulle mani, vedetelo a Mauro Sì, però, diciamo, essenzialmente il contrappeso al massimo è insieme, a chi
parco pure là. Sì, sì, c'è Serbi, ottimo. No, non me lo ricordo. È uguale che hanno, però lo spazio per quale lavoro è proprio. Prima di spostare la porta là, si è caricato il pezzo.
italiani poi è chiaro che la tua andare più isolata. Però invece di fare subito il tiro a bersaglio contro il calciatore di turno, ma quelli sono le vite deficiente, capiamo che fa un paese dove non ci sono i diritti civili. Beh, se possiamo pure dire diversi altri piatti come ci sono, no? No, è lo serio. No, è giusto, è facile. Per l'unità è adesso. Per un anno si dice così questo. Comunque è sta crescendo, Sì. Ma è lì. Quindi, cioè, questo dovrebbe dire, in questo paese il pensiero comune è questo. Ma chi si? Però vabbè, insomma, quindi è sempre la due cose questa cosa. E quindi vabbè, poi sono stati pezzi del merda, perché hanno detto un termine che vabbè, dai, un termine, omofobia è un termine. Ma sono troppi. Ho capito, ma solo non lo spiegare, che omofobia sia un termine. Ma ma ti ricordo, gli hanno detto farci il mio. No, io ripeto non lo parlo. C'ha 17 anni, c'ha 17 anni, tutti a funzionare più a 16 anni non ci sono pensato a più. Ora, arrivo che si succede, ma che qua comunque, ma che c'è, io alla fine
sto così, no? E c'ho perché lui è un autore e leva la sua dalla porta. Questo è detto dalla
scusa, perché qua è il segnafono. Guarda bene il segnafono. Dice la gabbia, dice la gabbia attesa, la gabbia va su, la gabbia va comincia. Certo. E quindi anche lì c'è l'ascensore che sono in certo, ma se tu guardi l'ascensore stanno di peso. Oddio, hanno inventato quello a pistoni idraulici, cioè con l'olio, che con la pressione dell'olio ti fa salire e scendere l'ascensore, che tengono molti più chili. Quindi, però se poi ti palazzi San Giovanni ti è contrappeso dietro. E il rilascio pesa secondo che poi c'è una sensazione particolare, perché chiaramente quindi hanno pure il motore, perché se ci stanno quello regge 300 kg, quindi lavora sia senza 300 kg che quello di 100 kg dentro, quindi hanno dei sistemi di sicurezza particolari. Sì. Senti, ma invece una cosa, anche per far alzare, cioè se io devo far alzare una persona in scena, lì è diverso, perché si può fare anche con contrappeso, però si ha, io l'ho visto fare in diverse maniere, o, ne so, la ballerina o quella che ti salisce pesa 60 kg, quindi io avrò circa 50 kg di contrappeso. Che succede? Che io ho un gancio e la gabbia. Vai, ok, allora, vai per terra. E due, però allora tu ci avrai un passo due, la gabbia ce l'ha giù, la gabbia ce l'ha giù e il gancio c'è, e anche il gancio c'è, una cosa, se vieni di qua così loro parlano, no, una cosa che serve sapere a tutti: se noi sappiamo che dobbiamo fare un discorso del genere, c'è anche la possibilità di mettere in campo questo tipo di regolazioni, c'è anche la possibilità che non lo faremo adesso con la gabbia. C'è anche la possibilità che noi abbiamo affrontato qua una legatura che ci consente di regolare questo, da questo punto. Sì, se voi guardate ad esempio l'Arlecchino che sta sul tiro contrappesato, vedete che c'ha i tiranti, ce l'ha sulla gabbia, ma ce l'ha anche sullo stangone, in modo che te c'hai modo di regolare. Che maluccio mi riesce a no? Per cui noi, se avessimo fatto, adesso al di là del fatto che probabilmente questi sarebbero a vista, per cui la dovremmo vedere come farla, se noi avessimo fatto dei legatori qua, in teoria, io potrei sciogliere questo nodo, tenerlo legato in modo da mantenere il peso qui, per cui la gabbia mi mantiene il peso, o averci una gabbia vera e propria e portarli all'altezza, e quindi regolarli da sotto. Ma invece di ciocchetti, perché mettono quattro gabbie? Quattro gabbie? Poi vogliono... Che cambia? Sempre 4 sì, esteticamente più. Sì, ma esteticamente si ricassa, ma parla proprio. Poi torna su. Fa finché Francesca Romana, figurati che non la vuoi dire. No, ma se tu leghi i ciocchetti, no? E accorci la corda, non vengono tutta questa. L'ha appena detto, solo che tu l'hai rigirata, che cosa ti sei fatta l'idea a cinema? Forse l'hai appena spiegato quello che vuole. Però a me mi è venuta... Senza che si tira una città. Non ci vuole, no. Perfetto, perché non si fa? Adesso se vuoi dire, perché quando ti c'hai a fondare e sta su... Ah, certo. Tu lo vedi giù, di giù, c'hai la battuta del fondare, ma lo passa dopo. Certo. Adesso come si fa? Sporca, te lo dico giù su, quindi lo devo fare, infatti lo sta facendo lui. Ok. A meno che non lo porto tutto ripiegato come ti dice. E se c'è tutti i due giorni. Però ho avvoltolato il PVC, quando si è avvoltato al PVC tutto quanto. Però da te ci metto due giorni, però è un percorso che... Sì, no, quando se si è avvoltolato al PVC ne fanno sotto, io arrivo, le corsa. Però per capire se è un percorso logico, che non è una cosa assurda. Abbastanza, sì, il porto là sì. Ma cosa? Niente, dai, non ti preoccupa, continua. Volevo allora. Vedere la conferma che mi hanno fatto. Vai.
Solo poco dopo, solo poco dopo. Allora, se c'è una persona, il gusto, il contrario, puoi fare quel contrappeso. Ok. Come fai? Allora, o c'hai due persone, perché tu chiaramente sei il bilancio, c'hai chiaramente della serietà. Il bastardo! Sì, ah, l'allero. No, tipo, così lo stai a scaricare. Ok, adesso sarebbe da allertare pochissimo questo qui, e un pochino anche questo. È uguale, è lo stesso sistema. Però adesso dovendo noi allentare e quindi avere un palazzo di cosa, che facciamo paracuni noi? Che ne ho così? Che facciamo noi paracuni? Scarichiamo da qua. Però che ci contiamo invece con la gabbia però devi essere due, qua non c'è nessuno, solo la corda che ho peso, che peso che mette una corda che discende, quindi all'altra parte che ho peso, poi c'è solo il gancio. Quando questa legge la corda legante fuori, che succede? La posizione è lasciando in testa, quindi tu puoi fare al contrario di quanto al mattino dal giornalista. Che quello non ha fatto qui? Non lo so. Dove l'hai fatto? Io scarico il peso qua, la gamba si porta a prendere, io non devo mai fare il peso qua. Tu leggi due questo in realtà. Noi ci abbiamo un sistema che ci garantisce una regolazione, dovremmo fare se dovessimo fare questo lavoro sempre. Fagli fare un pezzettino sul ci garantisce una regolazione senza scaricare il peso. La linea sulla gabbia. Allora stai il capo dentro l'occhietto del mantello. Poi legare sempre il canapo al mantello che viene posta la gabbia. Vai giù. Metti la lettiglia in camera. Vai giù. Allora fa questo giro qui. E con due anni fai molto meno sforzo, arrivare una terra, okay. Ce ne volete pure quattro perché se non le mani, però anche le persone ci vanno. E se metti caso ci stanno due corde, no? Vicino. La prima attacca la normale, la seconda invece è attaccata magari a un contrappeso, una cosa, no? Se una persona questa corda, l'altra corda, proprio quando si appende, fa scendere. Insomma, io arrivo dice da una corda all'altra, una corda all'altra corda e fa più e arriva quasi giù, però non arriva a toccare perché è l'altra che tiene, è possibile o no? No, c'è la mazza. Sei capito un po'? Anche tu non mi capisci. Ma poi se ne è. Perché lei ha campi di cioè se c'è una corda normale, una corda attaccata da su. Una corda liscia. Una corda liscia, non attaccata. No? E poi c'era un'altra che però non è attaccata su un graticcio, ma magari non so, è attaccata o forse con un punto o qualcosa del genere. Da qualche parte devi passare. Però che tu quando la tiri scende, quindi magari è un pochetto. Ah, ok. Allora deve essere legata lì, deve essere legata lì, quello che ti adesso. E poi c'è una corda che tu sai, ti astracco. Sì, sì, vabbè. Facciamo un po' sopprimento un attimo. Però dico, se poi uno si appena, cioè se uno dà una corda... Magari si chiama la corda. Una corda, se una corda, se tiri un'altra corda, se lasci un'altra corda. Però che l'altra corda non si è attaccata su, è tutto quello che può fare una cosa che scende fino giù in velocità, però senza toccare. Cioè che si ferma poi. Allora, vai, falla arrivare a terra. E non si fa col contrappeso, non so. No, quello basta che era legato da una parte. I pesi o la gabbia? Direttamente di un rocchetto legato a... Sempre i pesi, se ti dico fare arrivare a terra è sempre il peso. Se non c'è l'occhio, fa la stessa cosa. Basta che tu la corda e fai... Vai. Vai. Può essere un no, fino a pure della perché... Allora. Sciogli. Diamante. Anello. Attimo, un attimo, da qua, venite un attimo a vedere, scusa Lu, ti posso chiedere, scusate un attimo, avevo fatto il movimento d'aria. Allora, andiamo a vedere il movimento dalla platea, tu fallo, dalla platea, e vediamo se, avendo la necessità per noi, il movimento deve essere che i pesi arrivano contemporaneamente a terra, se questa regolazione che abbiamo fatto ci basta, ci è sufficiente ai nostri pesi. Fai il movimento. Fallo, portali proprio a scomparsa. Lascia l'altra goccia. Lascia l'altra goccia. Io prima la sola.
per il singolo pesetto o tutti loro? No, vabbè. Perché loro stanno stando su una stessa linea. Non stanno su una stessa linea e lavorano in questo modo, per cui nel momento in cui toccano sul declivio allo stesso punto, poi quando li porti via non staranno sulla stessa linea. Noi però adesso l'obiettivo che ci abbiamo è con questa regolazione è che tocchino terra tutti e quattro contemporaneamente. Mi fai vedere un attimo il movimento, Lu? Vediamo se ai fini di uno spettacolo questo c'è riuscito. Devo arrivare a terra. A terra, grazie. Ci va bene visto la platea? L'arrivo lo vuole più silenzioso? Sì. L'arrivo lo vogliono più silenzioso, il regista lo vuole più silenzioso. La chiave di questa porta qua, che l'ho riaperta tutte le porte. Non so chi è il custode delle chiavi, da senso, non è quello che sia. Ma chi l'ha chiusa la porta? Quella là stava nel cassetto della portieria, ma è intanto che un quadrotto, una maniglia con un quadrotto. Una maniglia, normale, ho visto. Però con un quadrotto. Dove stava? Stava nel cassetto della portieria. Lo scattato tutte le porte non scendono. Vabbè, mi stai interrompendo, io non ben vengo nelle corsie a rompere le vene in questa maniera. A giocare, fanno fare cose. Ah, sì, sì, ah, il taglio? Come possiamo fare? Ah, non può fare. No, mi stai rompendo la luce? Mastica. In un mese avete fatto quattro cose con quattro cose. Mi stai sempre buscando i cantieri. Forse sei arrivato a fare i suoi fischi, per cui ti sia. Allora, la scomparsa di questi giochetti, come la volete? Veloce, lenta? Come devono andare via? Molto lentamente. Molto lentamente. Devo fare una parola perché è molto leggero, però. Bravo. Ci liberiamo dalla prigione. Che si ricorda che non stende. Passo sotto? Molto lentamente andava bene così? Però adesso scende veloce e forse da un rumore. Può farlo? Cosa? Scende veloce. Per fare tanto rumore? Per un po' che si deve vedere il palcoscenico. Cioè non è che stiamo a casa tua, allora lì sì. Nel mio spettacolo si fa così. Vabbè, è molto rumore. Però contenuto però, hai proprio. Come se fosse una sbarra in prigione, capito? Quando sbattono le sbarre della prigione fa così. Sbarre della prigione sbattono così, sbattono. Vabbè, L'ultimo esempio del controllo del movimento che c'hai quando hai fatto un contrappeso. Lasciamo il cambio di velocità. Ve lo fa vedere Luca adesso, vi fa vedere una partenza molto lenta, poi un'accelerazione e di nuovo un rallentamento. Complicato. Perché il tratto è piccolo. Perché il tratto è piccolo, ma lo farai ugualmente bene. Poi a questo punto accelera. E poi arriva a lui. Poi si vede, magari lo stesso, quando ci sono tre ore. Va bene. Tutte le due ore. Ma ragazzi, non so se può vedere Però si vede il tuo. Cioè oggi in quattro ore avete fatto questa cazzata. Allora, scusate, adesso. Vai. Poi accelera.
tocca alle mani. E poi le fai. Si fanno le prove, si prende la mano col movimento e ci fai quello che ti pare. È chiaro? Adesso, chi di voi, avendo seguito tutta la cosa, andrà a smontare il contrappeso? Però, magari, se mettiamo l'orchetto sotto, viene più pulito. Sì. Questo non è venuto bene, ho visto un po'. Lo vuoi riprovare con l'orchetto sotto? No, vabbè, c'è anche a l'orchetto sotto è un metodo di fare, c'è una puleggia sotto. E quello che ti è pulito capire, che c'hai, il controllo così tutte e due le cose, per cui vai su un tipo di accelerare, accelerare a un certo punto, quando devi rallentare, blocchi l'altra. Ci sarà un problema. Prova, se vuoi, no. E ricomincia a andare. Questo non è nemmeno un gabbiale fino a su, questo è un gabbiale di primi 2 metri e mezzo e basta, se non mi rivolgo male. E poi c'è il binario. Contrappeso è quello che si fa in teatro con la donna. Ah, ok. Cioè tu posso aspettare il lunedì e tu. Io posso fare un cambio di mattina e 2 metri e mezzo ho smontato. Cioè così funziona. Ho capito, tu vai in scena per 2 settimane, non ti rimane montato, rimane montato. Se vai in scena che fai per 2 giorni smonti? No, 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 rimane montato, però spettacolo ci stanno i macchinisti, allora si fa, cioè in realtà quando il palcoscenico, quando già aspettavo lo stato, non ci sono nemmeno le donne delle polizie, non posso dire a quelli il palcoscenico, lo vogliamo solo noi. Durante il giorno io fa il direttore di scena, e la sera dopo il montaggio con il discorso del teatro, a fine montaggio con il discorso di un piazza del teatro, però durante le ore il direttore di scena conosce la scena e tutto questo. Cioè non c'entra nessuno. C'entrano i tecnici del palcoscenico, i tecnici della compagnia, bravo. Gli attori quando devono fare lo spettacolo. Le persone assicurate? No. Le persone vengono assicurate per questo fatto, perché magari la donna a destra, ma la donna dei polizie, si volta, qui è successo lo spettacolo che una lista che si è avuto sul palco ha chiesto per tutti, è che una catena nostra, 7 punti, non ha preso una linea. Perché lui sul palco non ci vuole la strada. Certo. Anzi è stato un plano che sono 7 punti. Ma quel contrappeso lì, portato a terra. Poi non sono mai più video, quindi è ancora più pericoloso. Ma se la porti, se la gabbia la porti a terra, c'è del pericolo. Al buio, che veniva un arguio da qui per sereno dove andava la quattro vicino. Cioè poi sempre sul palco, poi quando lo spettacolo è rodato chiaramente c'è sta il tecnico che ci deve essere macchinista, c'è movimenti, sono 3 movimenti, c'è pure che siamo io il direttore di scena, qui c'ho 3 movimenti, dopo lo spettacolo è rodato, io lo ricordo a memoria quando stanno i movimenti, quindi non lo voglio come la diretta, però una persona tendenzialmente deve sempre stare, Adriano questo è un giro con Franca Valeri, devi sempre stare perché Franca Valeri spia il concolore, devi chiudersi vario immediatamente, cioè può succedere qualsiasi cosa. È successo in questo teatro, la prima volta che Franca Valeri è chiuso il sipario. Cioè, che ho dovuto chiudere a Franca Valeri, insomma, la mia ragazza è stata come ho fatto entrare, così mi faccio Allora, la domanda è
fanno fare a questo. Due contrapesi, e quando devono lavorare insieme devi trovare in modo di attaccare. Di solito le persone si cambiano, si fanno parecchio vicino le linee. E poi prendi due ricordi, uno solo per tutti e due ricordi, se lo fa lo fa. Ma rapidamente te lo spieghiamo, mi farò troppo complicata per le fuori. Fai un altro passaggio alle buone, quindi di quello fa un movimento. Tipo una specie di tiro all'inglese su altri e l'altro no. E farà una velocità differente. Però ma se c'è una velocità differente fissa, se c'è un rapporto che te ti fai con le frecce, che può essere sempre quello, che puoi anche usare un meccanismo. Ma se le velocità fisse i momenti devono essere fisse, se te sai che quelle devono scendere, ad esempio, che devono partire a te sei freddo e poi arrivano su uguali, per cui scendere. Questo qua è una cosa che ha un meccanismo. Ovviamente se avessimo dovuto ovviamente avere queste stesse cose che invece di battere sul palcoscenico sicuramente devono stare allineate dritte all'occhio, ovviamente le avremmo con più o meno lo stesso sistema regolando e le avremmo messe alla cittadina, all'altra cittadina. No, lo leggo sempre dalla carrettiere o da qua sotto, da vedere. Però se è più basso, magari, da cui è una sfumatura, credo. Ok, allora, sì, tu l'hai un tale contrappeso, per cui tu ti fai i cazzi tuoi. Levate proprio. Sì. Chi lo smonta? Chi lo smonta? Che è lei che ha smontato? Sì, certo, sì. Vai, smontatelo voi due. Se questo è un movimento che è bilanciato, il contrappeso è visto che funziona eccetera, voi di alla gabbia vedete che non è incastrata la gabbia. Io portateli qua, perché c'era lui che stava la parecchia. Andrete sempre guardato però perché. Sì, devi sempre guardare quello che fare. Oh, cominciamo! Grazie.
Va bene, va bene. 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 Va bene, va bene.